Buongiorno, allora sto preparando il pranzo e ovviamente essendoci in promozione la nostra fantastica gratella non potevo non fare i miei gnocchetti. Allora io li andrò a preparare l'impasto nella mia ciotola premium, ma le ciotole che sono in promozione in questo periodo sono ottime per questo utilizzo. Per prima cosa vado a mettere la farina, 400 g di farina, però voi potete anche tranquillamente dimezzare le dosi. Dopodiché ci vanno 4 uova intere, aspettate che metto qua la ciotola così butto dentro i gusci e non sporco il tavolo. Ecco qui. Allora, questa è la ricetta base. A questa ricetta potete aggiungere qualsiasi altro ingrediente. Ad esempio della salsa di pomodoro, piuttosto che il pesto, gli spinaci, lo zafferano, il nero di seppia, quello che volete, li potete fare veramente in tantissimi modi. Ora vado ad aggiungere il latte, io utilizzo latte senza lattosio perché mia figlia è intollerante, dopodiché andrò ad aggiungere 250 ml di latte, aggiungo 200 g di formaggio grattugiato, potete utilizzare quello che preferite, io utilizzo il grana e vi faccio notare che l'ho grattugiato, aspettate, con il fantastico grattugissimo che è in promozione fino al 5 febbraio, quindi non fatemelo scappare perché è eccezionale. E come vi ho detto, inquadro qui che è meglio, col grattugissimo, oltre al formaggio, potete grattugiare anche pane duro, carote, zucchine, biscotti, frutta fresca, frutta secca. Adesso aggiungo un po' di sale e aggiungo anche la noce moscata, a me piace, quindi la metto. E col grattugissimo, dicevo, si possono grattugiare veramente tantissime cose. Oltretutto, essendo il modello nuovo, girando in un verso grattugia un po' più grosso e girando nell'altro verso più fine. Quindi anche qua, per esempio, le carote alla julienne vengono perfette. E poi, se vi avanza qualcosa, potete tranquillamente riporlo in frigorifero perché il grattugissimo è dotato di sigillo. E vi faccio vedere anche un'altra cosa. Io la noce moscata la tengo in uno dei gemellini che sono in promozione insieme alla gratella. Ok, detto fatto, ora ovviamente usiamo la magia della ciotola, diamo una prima mescolata in questo modo e dopo andrò a dare un'ultima girata con la frusta. E anche la frusta vi ricordo che è in promozione fino al 23, quindi non fatevela scappare perché è veramente comodissima. Ok, allora. Poi per condirli io ho il mio cavallo di battaglia che è con lo Zola, ma ovviamente anche in questo caso vi potete andare a condire come più preferite. Potete condirli con del ragù, col pesto, con della salsa di pomodoro, con non so, potete veramente sbizzarrirvi in 3.000 ricette. L'impasto non deve essere né troppo molle né troppo duro, altrimenti se è troppo molle vengono sottili sottili. Se è troppo duro poi fate fatica. Quindi se vedete che l'impasto risulta un pochino duro, aggiungete ancora un pochino di latte. E io penso proprio che è quello che farò, perché mi sembra un tantinello duro. Aspettate un attimo che ne aggiungo ancora un po'. Ecco qui. Ovviamente ne aggiungo un pochino alla volta perché non voglio ottenere l'effetto contrario. Ecco fatto. Mi sono sporcata, non fa niente. Dopodiché, niente, faccio bollire l'acqua. Quando bolle, abbasso completamente la fiamma, appoggio la gratella sulla mia pentola e vado a spazzolare i miei gnocchetti. Ecco qua. Questo è a posto e ci rivediamo quando bolle la pentola. Ciao! Eccoci qui. Allora, come vedete adesso la pentola bolle. Tolgo il coperchio, abbasso la fiamma al minimo, aggiungo un po' di sale. Ok. Appoggio la mia gratella e vado a versare l'impasto. Ovviamente bisogna metterne un po' alla volta. E con questa si possono fare anche i passatelli. Io quelli non li ho mai fatti perché non è una cosa che abbiamo mai mangiato, però
posso anche provare a farli. Come vedete, non so, ecco, sì, si vede, scivolano molto facilmente e non c'è rischio che l'impasto fuoriesca grazie ai bordi. E niente, adesso faccio tutto l'impasto, poi li scolo con la schiumaiola direttamente nella mia ciotola e vado a versarci sopra lo Zola, che intanto sto facendo sciogliere nel mio pentolino qui accanto. Quindi ci vediamo dopo per il risultato finale. Ecco qua, ho finito di versare tutto l'impasto, adesso gli do giusto una mescolata, sono subito cotti, quindi non faccio altro che scolarli nella ciotola. Ops, ecco, si è interrotto. Ah no, per fortuna no, scusate, ho picchiato dentro nel bastone. Comunque, li verso nella mia ciotola, li vado a scolare nella mia ciotola e poi ci vado a mettere il gorgonzola. A dopo! Ecco, qui ho finito di scolare i miei gnocchetti, ora ci versiamo sopra il gorgonzola. Una bella girata e il pranzo è pronto. Sono buonissimi, piacciono sempre e ci si può veramente divertire a farli in tantissimi modi diversi, ogni giorno una ricetta diversa. Quindi mi raccomando, non fatevi scappare la gratella insieme ai gemellini, che è in offerta solo fino al 23 di gennaio. Ciao, buon appetito!